Vogliamo risolvere questo esercizio. Vediamo che il circuito è quello di un inseguitore di tensione caricato con una resistenza R con L. Il generatore di tensione V con S è collegato all'ingresso dell'inseguitore tramite una resistenza RS. Si vuole calcolare la tensione V con O. E tutte le correnti in tutti i rami del circuito. Vediamo come procedere. Intanto, rendiamoci conto di una cosa. L'ingresso dell'invertente, l'ingresso non dell'invertente, l'ingresso del generatore. L'ingresso dell'operazionale ha resistenza d'ingresso infinita per l'appunto, per cui mettere o non mettere la resistenza R con S è praticamente ininfluente. Allora, l'intera V con S, come accade nell'inseguitore anche in assenza di R con S, l'intera V con S la troviamo in uscita. Quindi potremo senz'altro dire che la tensione di uscita V con O è uguale alla tensione di ingresso V con S. E con questo abbiamo risposto alla prima domanda, tensione di uscita. Vediamo adesso di rispondere alla seconda domanda, ovvero calcolare tutte le correnti. Facciamoci un po' di spazio. Ecco qui. Senz'altro possiamo immediatamente calcolare la corrente sulla resistenza di carico RL, chiamiamola senz'altro I con L. E questa, senza ombra di dubbio, possiamo scriverla V con O su RL. E quindi V con O è 5 volt, sono 5 volt diviso i 2 kilo ohm, 2 per 10 alla terza. Significa che la corrente sul carico è di 2,5 per 10 a meno 3 ampere, ovvero se vogliamo 2,5 milliampere. Uguale ancora 2,5 milliampere. Proseguiamo adesso col secondo interrogativo. La I con L l'abbiamo già calcolata, ci rimane da calcolare che cosa? Diamo un'occhiata al circuito, ma forse non ci rimane da calcolare più niente perché la I con S abbiamo detto che è uguale a 0 perché la resistenza d'ingresso è infinita. Se vogliamo chiamarla la corrente di feedback sul ramo di feedback, anch'essa è uguale a 0. Sempre perché la resistenza d'ingresso, anche dell'ingresso invertente, la resistenza è infinita. Quindi abbiamo senz'altro terminato di rispondere anche all'interrogativo B, cioè il calcolo di tutte le correnti. Ci rimane di rispondere ancora a quest'ultimo interrogativo. Se il generatore di tensione fosse collegato direttamente al carico senza l'inseguitore, quanto varrebbe la tensione di uscita e le correnti? Cioè, diamo un'occhiata, disegniamo quale dovrebbe essere la situazione. Praticamente si tratta di questo: noi avremmo la V con S collegata in questo modo, questa è sempre la RS. In uscita abbiamo la resistenza R con L e la tensione di uscita V con O è quella ai capi di RL. Applicando la formula del partitore di tensione viene immediatamente chiaro che la V con O sarà uguale
Vicono sarà uguale alla Vicon S che moltiplica RL su RL più RS, sono tutte di 2 kg le resistenze, quindi questo rapporto vale un mezzo, quindi un mezzo di Vicon S abbiamo 2,5 volt. Quindi in questo caso, senza l'inseguitore di tensione, la tensione di uscita sarebbe esattamente la metà della tensione di ingresso. In questo caso ovviamente cambierebbero anche le correnti, in particolare la corrente I con S, cioè la corrente di ingresso, sarebbe a questo punto la V con S su RS più RL, che è uguale a 5 diviso, sono 4 kΩ, quindi 4 per 10 alla terza, questi sono ampere, esattamente, mentre la corrente I con L sul carico, in questo caso sarebbe, l'espressione è sempre V con O diviso RL, però essendo cambiata V con O, adesso è anch'essa la metà di prima, è 2,5 su 2 per 10 alla terza, quindi questa è 1,75 milliampere.